Bentornati a tutti amici, eccoci qui come ogni settimana con il nostro interattivo della settimana. Andiamo, come avete potuto vedere dal titolo, a fare una domanda super richiesta anche nei consulti personali. Andremo a chiedere cosa prova per me, che genere di sentimenti prova per me la persona a cui ho pensato. Potete scegliere, andiamo a mettere questa settimana sulla prima variante la candelina verde, sulla seconda variante la candelina rossa. Fate la vostra scelta, quella che più vi chiama o il mazzo di carte che più vi chiama. Candelina verde, candelina rossa, cosa prova per me la persona a cui ho pensato? Che genere di sentimenti ha questa persona? Volevo di nuovo fare il video. Ma c'è già sul canale, quindi non vado a ripetere che cosa gli piace di me, che cosa non gli piace di me. Ve lo metto nelle schede, magari alla fine del video, così se qualcuno non l'avesse visto lo potete trovare. Allora, andiamo a vedere subito con la candelina verde. Facciamo subito la domanda diretta. Vediamo un po' la persona a cui hanno pensato. I ragazzi e le ragazze che hanno scelto la candelina verde, vediamo un po' la persona a cui tu hai pensato, che cosa prova per te, cosa prova per te a livello di sentimenti, eh? Cosa prova per te a livello di sentimenti, candelina verde. Allora, dunque, c'è molta razionalità qui. Non credo che tu hai pensato al partner, ma potresti aver pensato a una persona con la quale hai chiuso nel passato. Credo anche che una persona con cui nel passato potrebbero esserci state delle notizie, degli scambi. Qua c'è un progetto deluso e si ha proprio voglia di rimanere estremamente razionali. Progetto di rimanere razionale, mentalmente distaccato o autoritario. Forse questo portato da una delusione che questa persona a cui hai pensato, può avere provato nei tuoi confronti o comunque in generale aver vissuto. Quindi mi si apre proprio con una carta che mi parla di delusione, il progetto di comunque rimanere appunto distaccato. Una persona che vede un po' in te come a una situazione problematica e decide che assolutamente non vuole avere problemi e di conseguenza decide proprio di comportarsi in modo molto freddo, freddo, autoritario, distaccato, cinico. Sono tutte queste le caratteristiche che mi fanno vedere. Qua vedo molto segni di aria, gemelli, bilancia, acquario, segni di terra, toro, vergine, capricorno o ascendenti in questi segni. Credo che sia una persona che abbia un po' di menefreghismo in questo momento, da quel che vedo, c'è un po' di menefreghismo, come dire, una persona che ha buttato un po' la spugna. E ci sono altre persone qui coinvolte nella stesa.
Credo che, cioè, qui forse o sei tu che l'hai liquidato, hai chiuso, perché qui c'è stato un modo di fare gentile. Non ho carte che mi parlano di litigate potenti, assolutamente no. Qui ho la carta dell'invito, della gentilezza. Come dire, io magari ti invito con gentilezza a uscire dalla mia vita. Ecco, questo comportamento, questa frase, questo modo di fare a questa persona ha dato parecchio fastidio. Fanno vedere questo, eh. Sì, non c'è assolutamente contatto tra di voi. Devo dire che lui ha persone vicine, tanto per compagnia, mi fanno vedere, una persona che è un pochino in questo momento probabilmente ha delle preoccupazioni nella mente, mi fanno vedere proprio nel suo pensiero le carte che mi parlano di difficoltà. Potrebbe essere in difficoltà anche perché proprio ha visto che tu hai avuto un nuovo inizio nella tua vita, ti vede felice, ti vede e non vuole vedere, mi fanno vedere che dà fastidio vedere, probabilmente magari ti vede sorridente, giovanile, bella, sexy, o viceversa, se sei un uomo ti vede attraente, eccetera, eccetera. Qualcuno qua potrebbe avuto una, non so, un trasferimento, una convivenza finita. Mi fanno vedere questo. Potrebbe anche essere una persona che voi intuite che sotto sotto soffre, desidera magari, ecco, parlarvi o comunque che sotto sotto soffre, diciamo, a livello emotivo. Credo che abbiate ragione, questo sì, però diciamo che qui adesso questa persona fa prevalere la razionalità. Come si dice, quando l'uccello non arriva all'uva, dice che è acerba. Ecco, questa è proprio la frase per quel che riguarda la prima variante, la candela. Ok? Questa è, se vi aspettavate di trovare la carta dell'amore, devo dirvi che non ce l'ho, non ce l'ho, probabilmente perché non è in realtà questo amore. Diciamo che magari uno pensa di provare amore, poi potrebbe essere magari un legame fatto di attaccamento, un qualcosa a livello di possessività, un'ossessione. Qui non ho la carta dell'amore. Qui ho proprio la carta del non mi interessa, non posso avere questa cosa, sono rimasta delusa o deluso e quindi il mio progetto a livello mentale è quello di lasciare andare, che non mi interessa. Questo è, ok? Però c'è un pochino di dente avvelenato, diciamo, c'è ancora un po' di malcontento, un po' di sofferenza perché probabilmente ha visto un nuovo inizio e questa persona magari il nuovo inizio non riesce ad averlo. Allora andiamo a vedere. Ho fatto una domanda secca. Vediamo. Andiamo un po' a vedere. Abbiamo detto i segni. Voglio andare a vedere le lettere. Voglio vedere le lettere del nome di questa persona. Le lettere che possano magari, non so, indicarmi un nome, un cognome, una città, un mese di nascita. Vediamo qualcosa inerente a questo uomo o a questa donna. Delle lettere che possano portarci candelina verde a lui o a lei.
Allora, vediamo un po'. Ci vedo una V di Verona, una G di gatto, posso vedere una L di Livorno, una C di Catania. Qua non so, vedo delle figure femminili, ma anche maschili per carità, perché ci sono quelle persone che si fanno il codino, tipo il codino nei capelli, le donne si fanno la coda, ma qua c'è un qualcuno che porta una coda, mi fanno vedere questo, spesso e volentieri intendo, eh. Posso vedere ancora una D di Domodossola, una F di Firenze. La E di Empoli non so se l'ho detta, direi di no. Una M di Milano. Anche qua abbiamo qualcuno che ha un crocifisso, vedo questo. Un orecchino, una collanina, un anello con una croce, un crocifisso, vedo. Qualcuno che potrebbe avere un pizzetto, se è un maschio, un ragazzo. Un po' di barbetta, diciamo, un pizzetto. E poi una T di Torino. Direi che le ho dette tutte, la I di Imola, la L di Livorno, la M di Milano. Sì, qua in più ci vedo solo la T di Torino, le altre le ho già dette tutte quante. Mi viene anche da dire, non so se siete voi probabilmente, c'è qualche persona che ama le cose ad esempio orientali, i mandala, tutte queste, scusate, ho mosso con il piede, tutte queste, questi disegni, questo stile orientale, mi fanno vedere questo. Allora, vi lascio. Abbiamo fatto un video super flash, eh? Era solo per vedere i sentimenti di questa persona nei tuoi confronti. Ti lascio un messaggio inerente a questa situazione dal libro. Vediamo un po' per la prima variante, candelina verde dal libro. Rompi gli schemi. Il mondo, così come te lo presentano, appare tutto già pensato, tutto già esplorato, solo se ti scosti improvvisamente da quello che normalmente ci si aspetterebbe dal tuo comportamento, riesci a intravedere le innumerevoli soluzioni alternative. Quindi fare un qualcosa, diciamo che qualcuno non si aspetta. Questo è il consiglio del libro per te. Va bene? Passo adesso alla seconda variante. Andiamo a vedere. Allora, seconda variante con la candelina rossa. Andiamo a vedere. Domanda come abbiamo fatto prima, che cosa pensa questa, che cosa prova, che genere di sentimenti ha questa persona a cui tu hai pensato. Che sentimenti ha questa persona a cui tu hai pensato? Candelina rossa. Sentimenti ha questa persona a cui hai pensato? Cosa prova per te questa persona? Candelina rossa, la persona a cui tu hai pensato. Cosa prova per te? Che sentimenti prova?
vuole migliorare una situazione, vuole smettere di sentirsi solo, ti pensa tantissimo. E per qualcuno potrebbe esserci una distanza, potrebbe esserci una gelosia, potrebbe desiderare che il sesso che ti interessa, il sesso, diciamo, le persone che ti interessano possano allontanarsi da te e quindi c'è della gelosia nel pensiero di questa persona. Non credo che sia una persona troppo espansiva, anzi vedo una persona potrebbe mostrarsi nei tuoi confronti riservata, stare un pochino magari in disparte o distante, potrebbe esserci un po' una distanza tra di voi in questo momento. Vediamo un po', potrebbe essere anche una persona che in realtà non si è mai dichiarata nei tuoi confronti, magari siete amici e tu hai potuto intuire un comportamento a volte un po' strano. Beh, qua è una persona. Qua c'è una sorta di menzogna, bugia, che questa persona spera che nel futuro possa smettere di esistere. Quindi questa persona vedo che sogna un nuovo inizio per il futuro, dove tutto va bene, dove tutto fila liscio come l'olio, dove gli ostacoli cadono, non ci sono più problemi tra di voi naturalmente. Pensa addirittura mi esce a un'unione, a un matrimonio, a un'unione. Quindi qua ci sono. C'è una persona che secondo me sotto sotto è molto sognatore o sognatrice, ma non esprime questo suo lato. Qua vedo molto i segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci o un ascendente inerente a questa persona a cui diciamo di cui stiamo guardando un po' le carte. Cerca di tenere un pochino a bada il suo pensiero, però credo che sia una persona che sta abbastanza lì, riservata, solitaria, non si sa che cosa sta facendo. Io credo che non dice niente, però zitto zitto si fa, o zitta zitta si fa tutti un po' i suoi film mentali, le sue scenette romantiche. Quindi è una persona che vuole migliorare delle difficoltà adesso presenti nella vostra relazione, nel vostro rapporto, nella vostra amicizia. Però dicevo, qua proprio lui o lei pensano a un'unione insieme a te. Quindi sicuramente è una persona che ha dei progetti importanti, concreti, ha della gelosia per quel che riguarda altri soggetti vicino a te. Vediamo un po'. È un rapporto comunque esistente. È un rapporto esistente. Io non vedo che questo rapporto finisce assolutamente. Assolutamente, qua c'è bisogno però di forse far finire un po' questa ambiguità. Qua secondo me anche tu. Sei un po' confusa. Sei un po' confusa su questo rapporto. Allora, ma qui potrebbero essere persone che comunque non sono libere. Lui potrebbe addirittura essere in un matrimonio, ma sì. Sì, potrebbe essere in un matrimonio magari in fase di fermo. O che si desidera un fermo o si sta valutando una separazione, potrebbe avere una compagna o un compagno che lo fa rigare un po' dritto, quindi una persona autoritaria vedo accanto a questa persona qui a cui tu hai pensato. È una persona sicuramente allora, a livello di sentimenti
molto spesso, come dico sempre nei consulti, molto spesso quando ci sono persone impegnate non mi esce la carta dell'amore, perché comunque la persona non è libera, quindi comunque è in un'altra relazione. Quello che prova per te, non vivendoti al 100%, non lo possiamo definire amore perché probabilmente tu non conosci lui nella quotidianità con i pregi e i difetti, o chissà per quale altro motivo, ma ho notato spesso dalle carte che comunque quando le persone sono proprio impegnate ufficialmente in un'altra relazione, e lo dico sempre, molto spesso nei consulti, non mi esce la carta dell'amore. Infatti qui anche non ho la carta dell'amore, o meglio, ce l'ho capovolta come nell'altra stesa. Però qua comunque in questa variante le carte mi parlano veramente tantissimo di progetti, di sentimenti, di affetto e di un qualcosa di importante nella mente e nel cuore di questa persona per quel che riguarda te. Ok? Questo è quello che mi fanno vedere. Qualcuno probabilmente qua si trova un pochino tra due fuochi o con un piede in due scarpe. Credo che sia un po' questa la situazione. Potrebbero esserci all'esterno delle persone che bloccano. Questa persona sta aspettando che, diciamo, tutte le difficoltà che state vivendo in questo momento vadano a trasformarsi, a svanire, per poi finalmente, costruire un qualcosa con te di importante, ok? Abbiamo proprio la carta dell'unione, del matrimonio, quindi un progetto di stare bene, senza più nessuna bugia, senza nessun inganno, senza nessuna sofferenza. Abbiamo detto che qui come segni vedo maggiormente i segni d'acqua, posso vederci anche i segni di aria e terra. Quindi quelli che mi mancano maggiormente sono qua i segni di fuoco per questa persona. Allora, andiamo a vedere. Quindi abbiamo detto che erano presenti Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Scorpione, Pesci, Gemelli, Bilancia e Acquario. Allora, andiamo a vedere come abbiamo fatto nell'altra variante. Vediamo un po' come abbiamo fatto nell'altra variante. Naturalmente vi ricordo sempre che è un interattivo generico, ok? Generale. Vediamo un po'. Quali sono le lettere che ci possono indicare un qualcosa in più di questa persona a cui hanno pensato le ragazze e i ragazzi che hanno scelto la candelina rossa? Quindi qua c'è un qualcuno che vuole far pace con te o migliorare una situazione con te. Comunque c'è del bene, ti vuole molto bene questa persona. Quali sono le lettere che possiamo vedere per la candelina rossa? Allora, abbiamo la V di Verona, la O di Otranto, abbiamo la C di Cane, anche qua abbiamo una G di Gatto. Posso vedere una M di mamma. Vedo delle persone con il naso un po' tipo il naso a patata, il naso un po', come si dice, il naso a patata, il naso un po' pronunciato in qualche modo, mi fanno vedere questo. Vedo una T di Torino. Vediamo cos'altro, se vedo ancora qualcosa. Una L di Laura.
Una S di Simona. Una U di Udine. Persone che magari in qualche modo, non so, usano dei cappelli, amano i cappellini in testa, che siano donne, che siano uomini, però persone che magari amano mettersi il cappello. Ok? Allora, andiamo a vedere anche per te il libro, quello che ti consiglia, o il messaggio che ti vuole dare, naturalmente. Vediamo un po'. Vediamo un po', Candelina Rossa, qual è il messaggio per questa situazione? Non esagerare. Accontentarsi non significa rinunciare, rifiutare un piatto che potrebbe essere molto più sostanzioso. Accontentarsi implica per prima cosa non esagerare, non pretendere che la fortuna giri sempre dalla nostra parte. Accontentarsi inoltre vuol dire apprezzare e valorizzare ciò che si ha o ciò che si è. Quindi qui il messaggio è anche quello di essere grati per quello che già abbiamo nel momento presente. Va bene? Questo era l'interattivo di oggi. Fatemi sapere nei commenti se qualcosa ha risuonato con voi, se vi ha fatto piacere. Ci vediamo presto qui sempre sul canale YouTube e ogni mattina, come ormai faccio al solito, c'è in community il post con le energie maschile e femminile giornaliere e poi il giovedì, come avete potuto notare, sto facendo l'oroscopo con l'oracolo per il venerdì, sabato e domenica. Ok? Invece nel weekend mi riposo. Vi abbraccio e a presto. Luce.